La manometto che l'ho avuto. Tu mi segui? Sì, sì, sì. Ok, allora io altrimenti le faccio la pulizia. Questa è una pianta. La puliamo. Allora stiamo assistendo alla preparazione di un innesto su una pianta selvaggia, su un spino. Operazione che viene eseguita da Michele, cosiddetto Michele Santocanna. Adesso siamo in fase di preparazione, si sta facendo la pulitura del tronco per poter eseguire l'innesto. Limoncello. Ah, un mela, una pianta di mela. Una pianta di mela. Mela rosa. Mela rosa e limoncello. Fai due. Adatto in altitudine, 1500 sì. Metri di altitudine. 1500 metri. Qua sì. Siamo a 1400 metri. Esatto. Vanno sempre bene, sì? Sì, sì. Fino a 1800 vanno bene. Ho capito. Vabbè, sto speso molto. Visto questa pianta che si combatte con gli stessi corpo, io ce lo devo togliere perché il cuore è morto. Allora che cosa farò? Vi faccio un'operazione impiantare, vi farò vedere come si fa. Vede? Mi puoi dire che significa questa operazione che hai fatto, Michele? Io poi te lo spiego perché ho fatto questo intervento. Perché vedi questa spaccatura che si è colpita, si è disigellato, io vedo lo stacco. Guarda a me, guarda, guarda, guardi a me, guarda, fa quel nodo. Hai visto questa pianta perché non andava avanti? Perché c'aveva questo malagno, perché era osservato dalla stessa pianta che era colpito con gli stessi cuori e non andava avanti. Allora io ho visto, ho fatto l'intervento, l'operazione, è andato bene, l'ho operato, ho visto che la pianta è perfetta in pieno corpo. L'ho lasciata. Adesso passiamo all'immagine dell'annestatura. Bollinatore. Queste due corticce, se non si confondono queste due pelle, l'innesto non va. Ah, non ho capito, devono combaciare. Esatto, esatto, le due la pelle. La corteccia esterna. Allora, diversa. Vabbè, io lo faccio vedere qua. Non c'è bisogno di farlo. Vedi? Prendo un po' di greta, un po' di terra. Visto che non abbiamo cose particolari, facciamo una cosa naturale, facciamo con l'erba e grigio. La sigillatura degli innesti viene eseguita con del terriccio umido. Visto che non abbiamo conoscenza di cose, perché non siamo preparate, giustamente, se no portava la grida ai nastri. E le composizioni delle cose. Visto che non ci abbiamo niente, osserviamo altre cose. Dopo quanto tempo possiamo verificare se l'innesto giugno è attecchito? Quindi fra due o tre mesi. Giugno, si è preso, a giugno veniamo a verificare che noi abbiamo fatto queste cose. Come si dice, un po' di erba. Se si aveva il nastro non lo so, era buono, ma pure questa è una cosa importante, non scherziamo, non è una stupidaggine, che è un portannesto che ho fatto io. Tu donno, ce lo porti?